Ciao Leggini, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata delle letture della Cascia. Vediamo insieme che cosa in serbo per noi l'universo nella settimana che va dal 26 di agosto al 1 di settembre. Come al solito lo facciamo col mio oracolo, l'oracolo dei registri akashici. Mentre io mischio, tu se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia, fallo subito e se questo video ti piacerà, regalaci un like. Andiamo a vedere i primi giorni della settimana. Qual è un consiglio che può aiutarci a viverli al meglio, quindi lunedì, martedì e un po' di mercoledì. Legge del karma. Allora, inizio di questa settimana ci porterà ad affrontare qualcosa di karmico, vuol dire che qualcosa che abbiamo già vissuto si ripresenterà nella nostra vita, dandoci così la possibilità di risolverlo una volta per tutte, oppure, se lo abbiamo già compreso e lavorato, di dimostrare all'universo che abbiamo sciolto il nostro nodo karmico. Quindi, a situazione uguale, se vedi una situazione uguale, una situazione e dici ma a me questa situazione mi sembra di averla già vissuta, tu comportati con la nuova versione di te. Sarà il modo per appunto avere la verifica che il nodo karmico è sciolto. Cosa porta lo scioglimento di un nodo karmico, di un riequilibrio karmico? Vediamo la carta per la parte centrale della settimana, quindi mercoledì, giovedì e un po' di venerdì. Porta conoscenza. Sciogliere un nodo karmico porta un qualcosa di importante, una nuova conoscenza. Perché? Perché è proprio così. Immagina che c'è una situazione che non riesci ad affrontare e man mano crea come un qualcosa che si stringe ed è un concentrato di energie. Nel momento in cui questo nodo si scioglie, questa energia inizia a fluire. Questa carta è ben fatta proprio perché, non essendoci nodi, vedete, l'energia fluisce, il disegno sembra appunto quello del DNA, eccetera. E quindi che cosa rilascia? Competenze, conoscenze. Il karma, molte volte mi chiedete, ma il karma è solo il negativo? In realtà il karma è assolutamente neutro, non c'è positivo o negativo. Ci sono, diciamo, delle manifestazioni a cui noi possiamo attribuire un carattere positivo o negativo. Ovviamente, non lo so, la difficoltà che abbiamo, non so, difficoltà relazionale, difficoltà in ambito economico, ok, lo si può vedere a livello karmico come un nodo da risolvere, quindi una problematicità e quindi con un segno negativo. Ma allora in quest'ottica si può vedere anche un karma dalla connotazione positiva, che è le cose che per esempio sai fare, quelle conoscenze che hai acquisito negli anni o quelle difficoltà che invece sono diventati dei punti di forza. Ecco, questa settimana una difficoltà può diventare finalmente un punto di forza. Andiamo quindi a vedere l'ultima carta che ci accompagnerà per la parte finale della settimana, quindi per il weekend. Abbiamo riequilibrato un karma, abbiamo ricevuto della conoscenza, dove ci porta questo al risveglio del nostro terzo occhio. Risvegliare la veggenza è fondamentale perché ci porta a vedere veramente. Moltissimi sono gli insegnamenti che ci fanno riflettere sul fatto che questa che viviamo è solo un'illusione, no? Il velo di Maya, la realtà apparente, insomma, in molti modi è stata chiamata nel corso degli anni. La veggenza è quell'occhio apparentemente metafisico, ma in realtà è il vero occhio. Quindi, se riesci questa settimana a riequilibrare il karma che ti verrà messo di fronte, la sfida che ti verrà messa di fronte karmica, otterrai una conoscenza tale che andrà a riattivare, purificare, accendere il tuo terzo occhio, la tua veggenza. Dopodiché chiaramente starà a te permettere a questo extra senso di avere un posto nella tua vita, quindi iniziare a dare importanza ai sogni, iniziare a fare meditazioni di pulizia del terzo occhio, iniziare a dare fiducia a quelle che sono le tue visioni interiori. Una considerazione: non pensate che chi ha il dono della veggenza veda come vedete con gli occhi fisici, chiaramente è una visione un po' più onirica, un po' più sfogata, però a volte addirittura delle persone testimoniano che vedano riflesso come proprio in uno specchio, quindi la destra diventa sinistra, eccetera. Possono cambiare dei colori, per esempio, una cosa che nel mondo fisico
è di un colore, può prendere un altro colore, però voi avete dentro la certezza che sia così. Quindi nel risveglio del vostro terzo occhio, una componente di coltivare, di credere appunto a quello che iniziate a vedere, diventa fondamentale. Quindi questa settimana avete un bel da fare: individuare il karma, riequilibrarlo, aprirvi alla conoscenza che vi porta e iniziare a lavorare sul vostro terzo occhio. Buon lavoro, felice settimana e tanta 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 tantissima luce. Ciao!